Better Regulation, Bruxelles presenta il piano per semplificare il processo legislativo dell'Unione Europea. Pena di morte, Orban davanti al Parlamento Europeo insiste, vogliamo poterne parlare, le regole si possono cambiare. Immigrazione, la Commissione fa una scelta politica e impone agli Stati di uscire allo scoperto proponendo un sistema di quote. Più trasparenza e consultazioni, migliori valutazioni di impatto e un aggiornamento continuo dei regolamenti esistenti per valutare se ancora utili o meno e nel caso decidere di eliminarli. Sono questi i tre cardini della proposta sulla Better Regulation, la semplificazione legislativa che il primo vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, ha elaborato per migliorare il funzionamento della macchina europea. Lo scopo è rendere la vita più semplice soprattutto alle PMI che oggi devono confrontarsi con una miriade di leggi e regolamenti che ne impediscono lo sviluppo e l'espansione. Today, some of the toughest criticism of the European Union and the way it functions comes from small and medium-sized enterprises. A couple of years down the road, I want to hear from SMEs, boys and girls in Brussels have actually listened to us. Things are getting better. We see smarter regulation. Per quanto riguarda la trasparenza, la Commissione aprirà il processo decisionale ai cittadini, creando un portale web che permetterà di seguire le iniziative e di esprimere critiche e suggerimenti. Per migliorare le valutazioni di impatto delle direttive, verrà messo in piedi un comitato indipendente che ne controllerà la qualità in fase di elaborazione. Infine, il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione comunitaria diventerà più mirato, concentrandosi sulle fonti più gravi di inefficienza e di oneri inutili. Questo lavoro verrà fatto in collaborazione con una piattaforma che includerà rappresentanti degli Stati membri e parti interessate, dalle imprese alle ONG. Lo aveva detto e lo ripete, la reintroduzione della pena di morte è un tema di cui in Europa si deve poter parlare. Il premier ungherese Viktor Orban non fa nemmeno un passo indietro e intervenendo davanti ad un'aula del Parlamento europeo preoccupata per la situazione dei diritti umani nel suo paese, insiste, non vogliamo ci siano temi tabù di cui non poter parlare, in gioco c'è la libertà di espressione e di pensiero. Certo, dice, la pena capitale è contraria ai principi europei, ma tutto si può cambiare. Nem istenek hozták, és nem is azok sugalmazták azokat. Emberek alkották őket, éppen ezért az emberek bármikor meg is változtathatják. Ez a szabadság. Nessun mandato o vittoria elettorale può consentire di cambiare lo stato di diritto in un paese, risponde per la Commissione europea il vicepresidente Frans Timmermans. Bruxelles promette è pronta ad usare immediatamente tutti i mezzi per assicurare che l'Ungheria rispetti gli obblighi. A portare il paese all'attenzione degli eurodeputati le molte sfide lanciate da Orban all'Europa, dalle discusse modifiche alla Costituzione all'annunciato progetto di costruire uno stato illiberale. A queste ora si aggiungono anche critiche aperte nei confronti della proposta della Commissione sull'immigrazione. Assurda e quasi malsana, la definisce il premier ungherese che ha già annunciato. Se anche il sistema di quote venisse approvato, non lo rispetteremo. Siamo una commissione politica e facciamo scelte politiche, ha rivendicato il vicepresidente dell'esecutivo europeo Frans Timmermans presentando il piano per l'emergenza immigrazione, il progetto che prevede tra l'altro l'assegnazione di quote di migranti bisognosi di tutele tra i vari paesi dell'UE. Imporre ai governi dei 28, forse per la prima volta, di uscire allo scoperto e prendersi le proprie responsabilità è davvero una forte scelta politica. Si è fatto poco in questi anni, praticamente niente, se non dare qualche battello e qualche uomo in più a Frontex, l'Agenzia Europea per le Frontiere. Le frontiere, appunto, e non l'immigrazione, che sono temi evidentemente diversi. Ma l'immigrazione è una questione poco europea, che i governi nei trattati hanno deciso di tenere per sé. L'unico terreno un po' condiviso, ma in realtà solo per porre ognuno dei paletti alle proprie frontiere, è proprio quello dell'asilo, che riguarda le persone bisognose di alta protezione, dove si stabilisce che ognuno deve tenersi chi arriva nei propri confini. Ora la Commissione ha imposto ai governi di prendere posizione. C'è una proposta che va approvata o bocciata. Il sistema delle quote dunque potrebbe non passare, ma a quel punto ci saranno precise responsabilità politiche e dunque una materia della quale discutere e sulla quale costruire una risposta, che pure dovrà arrivare. Nel progetto complessivo c'è anche l'intervento armato per fermare gli scafisti, che riguarda più i governi che la Commissione ed è ancora più difficile. Le Nazioni Unite difficilmente daranno via libera una missione sulle coste della Libia. Cosa farà l'Unione che vuole agire, dice, nel quadro della legalità internazionale, in un paese dove la legalità è al momento solo un insieme di lettere? Questo progetto di intervento a guida italiana rischia di finire in un nulla di fatto e sarebbe forse la soluzione migliore.
Oppure si troverà il modo di partire, con il rischio di causare vittime civili, di aizzare gli animi di chi vede gli occidentali come invasori, di creare, insomma, un danno peggiore della situazione attuale e di non fermare gli scafisti.